Benvenuti amici di Voci di Strada, siamo in compagnia del presidente della BCC dei Comuni Cilentani, Lucio Alfieri. Ci incontriamo oggi al MacPest Motel per fare il punto, un bilancio tra a seguito della unione della BCC, esattamente un anno dopo, della BCC dei Comuni Cilentani con la BCC di Altavilla e Calabretto. Quindi presidente, il credito che unisce, lo leggiamo un anno dopo, ci ritroviamo, la squadra si riunisce, ci dica il senso di questa giornata. Ma il senso è quello di aver voluto tracciare una linea e tirare un po' anche le somme di questo anno. Sicuramente queste operazioni anche di carattere straordinario sono difficili da mettere a punto e il momento economico è difficile, quindi noi abbiamo voluto verificare se le nostre previsioni, il piano strategico era in linea con quelle che erano le attese. È stato un anno sicuramente positivo, positivo soprattutto perché c'è stata una risposta delle persone, dei clienti della zona, soprattutto dell'ex Altavilla, che hanno riconosciuto nel progetto della Comune Cilentani qualcosa che unisce, quindi non è stata una semplice acquisizione, ma è stato un momento per far capire che il credito cooperativo c'è ed è forte ancora sul territorio ed è pronto ancora a dare una grossa mano al territorio stesso. Infatti lo abbiamo letto, l'abbiamo sentito, per continuità è stato il messaggio portato in quelle zone. Quali, insomma, se vogliamo sottolineare i punti più interessanti poi di che sono il risultato di questa unione in termini, insomma, di risposta anche del territorio? Il dato che a me fa più piacere è quello dei 700 ex soci dell'Altavilla che hanno scelto di aderire nuovamente nella Comune Cilentani e quindi hanno fatto la richiesta di ammissione a socio. Più della metà delle persone che potevano accedere nuovamente alla compagine sociale, quindi segno che c'è stato un grosso ritorno da questo punto di vista. Però basta far visita ai saloni delle nostre agenzie per capire che c'è entusiasmo, c'è gente che ha ritrovato quell'armonia con il credito cooperativo che un po' gli eventi avevano messo un po' da parte, quindi tutti i dati anche di carattere economico sono rispondenti rispetto al piano strategico, aumentano la raccolta, l'impiego dal punto di vista reddituale nonostante le grandi svalutazioni che abbiamo dovuto fare, perché questo momento di crisi economica fa nascere molte insolvenze. Nonostante queste svalutazioni la banca anche quest'anno produrrà un utile in linea con quelle che erano le attese, però ripeto, il discorso, l'utile serve per patrimonializzare la banca, il patrimonio è l'elemento determinante per poter fare tutte le attività della banca, però a noi ci piace soprattutto sottolineare un'idea, si fa utile, si fa efficienza e si è efficaci nel fare banca senza tralasciare quel rapporto umano, il sostegno alle famiglie, alle aziende, senza tralasciare quel messaggio che è proprio del credito cooperativo. Si può fare solidarietà, però con molta solidità. Molto bene. Proviamo però a tradurre sul piano pratico i propositi della BCC dei Comuni Cilentani con prodotti veri e propri pensati per il territorio, quindi mi riferisco anche a target specifici come la famiglia, le imprese, quindi raccontiamo anche gli strumenti che stiamo mettendo in campo. Sicuramente uno degli aspetti più importanti sarà la messa a disposizione di fondi che la banca riesce a recuperare dalla Cassa dei Depositi e Prestiti. E ci sarà la possibilità per le giovani coppie, prioritariamente, in particolare, quindi giovani coppie oppure famiglie che hanno degli handicap all'interno oppure in caso di ristrutturazione, metteremo a disposizione più di 20 milioni di euro con la possibilità di acquisire o di ristrutturare le abitazioni fino a durate trentennali degli interventi. Quindi questo sarà un momento importante di risposta anche a chi finalmente potrà vedere con onore il sogno, no, di acquisire una propria casa, perché purtroppo sì, era difficile fare interventi, sì, quindi questa stretta creditizia effettivamente c'è e noi una parte di questi fondi, quindi saranno destinati, più di 20 sono destinati
alle famiglie, c'è una parte invece sempre attraverso il decreto del fare che ci permetterà di recuperare delle risorse da mettere a disposizione per le aziende. La banca ha la possibilità di dare delle risposte veloci, non applica commissioni esorbitanti, noi non abbiamo applicato per tutto l'esercizio in corso quella che è una commissione molto antipatica, è quella sull'istruttoria veloce, cioè tanto per essere chiari, in un momento di difficoltà in cui spesso si va fuori dal fido concesso, la banca potrebbe applicare una commissione ogni qualvolta c'è uno sconfino, però in un momento in cui è difficile rimanere all'interno del fido perché ci sono delle difficoltà, noi che cosa facciamo? Aumentiamo ancora di più gli oneri finanziari delle aziende. Noi rispetto a questo cerchiamo sempre di trovare un giusto equilibrio tra quelli che sono i costi aziendali, però obiettivi di carattere sociale. Questo è l'elemento centrale della politica della banca che noi cerchiamo non solo di mettere a punto così come facciamo da tempo, ma cerchiamo di alleviare sempre di più queste difficoltà per le famiglie e per l'azienda. Noi vi seguiamo, infatti abbiamo visto anche le iniziative che fate nei confronti delle imprese, anche per le imprese sappiamo ci sono degli incentivi importanti, soprattutto per il settore dell'agricoltura. Sì, questo soprattutto in quelle zone anche di acquisizione, perché la zona di Altavilla, del Sele, abbiamo potuto verificare una zona molto ricca di tradizione anche sia dal punto di vista agricolo, dell'allevamento soprattutto bufalino, quindi ci sarà la possibilità di accedere a dei crediti speciali, abbiamo attivato la legge Sabatini per ciò che riguarda gli investimenti di nuovi macchinari, però ci sarà la possibilità di accedere anche alla garanzia di medio credito centrale. Ci sono degli strumenti che cercano di fare in modo che non solo ci sia la possibilità di accedere al credito, ma che questo possa avvenire anche al minor costo possibile. La banca mette sul terreno tutti questi strumenti per poter dare delle risposte, però l'elemento principale è uno, al di là di tutto c'è sicuramente una banca che è pronta ad ascoltare le esigenze delle imprese e a stare vicini anche nel momento della difficoltà. Bene, quindi tutti obiettivi, segnali forti, sicuramente obiettivi da perseguire con la squadra della BCC che oggi si ritrova qui proprio per condividere appieno il senso di tutto questo agire. Sì, le strategie devono essere condivise con tutto il personale perché altrimenti non c'è la possibilità di essere veloci ed efficaci, no? Nel portare avanti la progettualità della banca stessa. Quindi noi ci sforziamo di applicare un nuovo strumento di comunicazione sia interna che esterna che riesca a far capire meglio quello che sta facendo la banca per poter anche dare delle risposte e una comunicazione più efficace, perché spesso si fanno tante cose però rimangono all'interno dell'istituto. Invece noi con questo non vogliamo pavoneggiarci, vogliamo soltanto portare a conoscenza di una platea ampia un discorso che è quello che c'è una banca del territorio, una banca forte e solida che è pronta a seguire gli investimenti degli imprenditori che rappresentano l'eccellenza, per quegli imprenditori che hanno difficoltà, siamo pronti a lottare con il nostro territorio per dare un futuro migliore alla nostra terra. Ok, allora la salute, la ringrazio, un saluto agli amici di Voci di Strada, a presto.